fatto assieme. Se io ho 1000 metri quadri, è difficile immaginare di riuscire a recuperare un'attrezzatura. Se non riesce ad avere 1000 metri quadri, spalmiamo i costi degli affitti. Il lavoro che ha fatto Val di Gresta è un lavoro che non è che arrivi e dici parte subito, cioè richiede un percorso, quindi era un pochino quello lì, farla diventare una specie di agricoltura di comunità. Certo, il rischio è che se uno ha 500 metri quadri, cioè il ricavo non sia tantissimo, però è anche vero che non ci ha speso tanto tempo, insomma. Però se devi immaginare di pagare qualcuno che ti coltivi il terreno, non ti conviene. No, se devi immaginare che ti do un terreno, mi dai un tot, però poi E c'è tutto. ti tieni tu il prodotto e hai il tuo rischio di impresa, tra virgolette. Potrebbe essere che per dei giovani che hanno un'operazione, come fatto. Potrebbe essere che chi lavora si tiene il prodotto, come dici tu, e invece di corrispondere un affitto da una parte del prodotto, mi sembra più, perché insomma, un giro di soldi in questo Ma non senso so, sembra più. è come una volta, Come una volta, se e quando se uno si prende in carico più terreni, magari può anche pensare di non vivere, ovviamente, Carla, tu saresti. Sono di queste persone qui, non sono presenti nessuno, vuol dire che non c'è interesse, Non questo ci ci sono, non so se sono state cercate. Potrebbe essere. Si può vedere. Non sarei bianco o nero, cioè. L'obiettivo era vedere quanti terreni ci sono e poi potremmo anche pensare a chi può farlo. Sono rimasta anche sola, non mi posso mettere una cosa di garantire l'increscita, ma è un periodo così. Non capito. Ma quindi riesco a gestire quel poco che ho, se no per la patata c'erano dei terreni vicino dove ero, devo ararlo, e la prato diventava vacante, però in questo momento io non posso dare Delle garanzie. esattamente. Domenichini. La mia presenza è curiosità per apprendere, quindi mi aiuta questo. Ilenia, scusatemi se vi chiamo uno a uno, ma. No, beh, anche io avevo una curiosità, però mi interessava il discorso di fratello, perché secondo me, va bene, i terreni per me si trovano, e chi lavora forse è già più difficile trovare, no? O forse ci sono anche chi lavora, però lo fa per sé. Nel senso che mio fratello si è messo 2 o 3 anni fa a coltivare patate, ne ha coltivate una marea e le ha anche vendute, cioè anzi se ne aveva ancora le avrebbe vendute ancora. Dopo ha smesso perché comunque problemi, comunque tempo ci vuole, cioè non la mezza giornata, ma se inizi a parlare di un bel pezzo di terreno, le giornate le perdi. E farle oltre lavoro. Sì, ci vorrebbe sì una cooperativa, un insieme, però anche di chi, non solo di chi dà il terreno, ma anche soprattutto di chi lavora, secondo me, e quello forse è difficile da trovare, perché i terreni penso che adesso ce ne siano, anzi, anche in abbondanza, e chi magari te lo fa, basta tenerlo. Roberto, sei venuto per ascoltare anche tu. Sì, 750 metri, vero? Sì. Tu ci hai menzionato un piccolo campo per un zafferano sperimentale e tutto il resto Sì, del quello campo. ragazzo dell'università, sì, giusto. Sì, Ah, non so bene. Ciao, ciao. Hai anche una cascina lì vicino. Sopra. Ma perché prima c'è, insomma, terreni ci sono. Si tratta adesso di farli trovare il sistema per coltivarsi. Ascolta, come operativa, noi, io ho fatto una cosa, avevo dato le patate,
in cambio ti do 25 kg, mi ha detto 25 kg. Poi c'è chi mi ha dato patatì e io gli ho dato per perdere, diciamo, una patata scelta, anche nella sperimentazione che abbiamo fatto su 5 lotti. E nessuno ci ha rimesso, ma nemmeno noi del museo ci abbiamo rimesso, perché tanto poi abbiamo venduto le patate, automaticamente c'è stato adesso la casa che ritorniamo a pagare e che viene pagata la patata. Però sono venuti anche a darvi il minore, infatti ho fatto dei campi fatti con il cellophane, con la pacciamatura di cellophane e con pacciamatura, con questo che è il creone di erba del fiume del Luciano, Luciano Zerla. Perciò il prodotto era molto bello, pulito, sano, che non si sporca neanche la patata all'estero, non prende il pom, veramente noi lo mettiamo così, l'abbiamo messo proprio anche nel prato, per me il pom, per dire, con erba che tagliavamo, mettere il cosiddetto sardino, ecco, questo è un sistema, però non voglio, io non so, sono figli di contadini alcuni, però mi domando, non si stava mica tutto il giorno nel campo e tutta la settimana, si va per la semina, va la tua semina, la diciamo praticamente rincazzo e solco, poi si va a patatore, tira fuori le via con la macchinetta a fare un rilevo. Con il disermante qualcuno ha fatto alcuni dei miei, dopo mandare a chiamare il tecnico dicendomi la patata San Carlo non è bella, a te che vedi, è calata, e la lista è calata, insomma. E poi si torna quando, se la patata cresce bene, soffre tutte le altre erbe che niente fare, se non quando noi quando arriviamo su quando sarà campo praticamente, che bisogna far capire alla gente che non deve tirare via, che non deve tirare fuori le patate prima di un mese che non ti muoia il campo, che deve essere molto seccato e poi tiri fuori le patate, perché se le nuove patate diventano verdi, non durano, gettano proprio una fermentazione col getto, niente fa. Cioè, non è che ci sia uno spavento di 5 giorni su 1000 metri, 1000 metri di terreno, 5 giornate, calcolate in 8 ore, 5 ore, 40, 40 ore. Detto questo, che è molto interessante, sicuramente potrebbe diventare una cosa di quelle regole. Allora, parlando, se fossero solo questi tre terreni, per partire, potrebbe essere sicuramente. E quanta semente ci vorrebbe? Questa è una bella domanda. Ho 30 kg e 100 metri. Sì. Inizia. 1000 metri. 1000 metri. Ah, dunque... 100 kg. Sono 3000 metri quadri. 100 kg. 100 kg. No, quanto 3000 metri quadri? Se faccio i conti giusti siamo a 16. No, allora il problema adesso, allora se partiamo con questi tre, sono pochi ma sono quelli che ci sono, sementi, abbiamo noi la patata originale, anche dei... No, perché si parla del 2004-2005, se non hai da rigirarla ti la perdi. La domanda è... non potremmo trovare una semente a questo punto? Chiamarla. E tentare di coltivare quella, so che voi la potete riprodurre. Sì, allora, sulla parte tecnica. Una non... patata San Carlo, secondo me arriva, è un clone, che viene via, dove era l'America prima. Perché era l'America nel 1959. È stata mantenuta sempre qua.
stata? Sì. No, non era mica mantenuto sempre qua, era la sua questione della personale. I campi erano questione, erano a Prare, erano alle Salesi, forse ci sarebbe andare a Cesare, erano a... Io mi rispondo quello sotto il paesino sotto, Santicolo, e di fatto, che avevo un po' insegnato, e poi eravamo in teatro e si continuava una volta in alcuni paesi, anche nell'area vicino a Santicolo, sotto, prima di arrivare a Evo. Ma secondo lei è possibile recuperare? Io non ho sempre detto di fare quello che ho fatto allora, perché ci ho dato bene due mesi, per poi avere dopo due anni, primo anno ho dato bene a tutti. Secondo anno ho dovuto dare in sede che avevamo acquistato, comunque che avevamo fatto un cambio con, ho dovuto darlo alle galline. Poi circa per 6 sacchi, 5 sacchi e 50. Prima avevo andato, poi dopo cosa si fa? Avevamo fatto la sperimentazione, non abbiamo venuto, ho detto teniamolo, che c'era una Kennebec, c'era un, praticamente una Imola, una gialla praticamente, e questo ci serviva anche una rossa molto bella, veramente. Ma il tuo consiglio, se noi oggi dobbiamo andare a reperire delle sementi, per partire, non chiamiamolo più San Carlo, chiamiamo patate coltivate ossimo. Si sta cominciando un esperimento che secondo me dovrebbe andare. Allora, perché proprio incaponirsi sulla San Carlo se è difficile? No, aspetta. Allora anche c'è chi ha già provato e tutto, parliamo della patata che può contentare per cominciare in più tanti. Poi se si va avanti si andrà a perfezionare male le diverse qualità e questa semente di patate. Così l'esperimento, cominci anche a vedere i terreni, fai un po' di sperimentazione e vedi cosa. Poi secondo me tutto deve avere un inizio, nel senso che se non si inizia, e secondo me anche con tre non ci si deve demoralizzare. Questa semente, voi sareste in grado di darci una semente di patata per poterla... Quello proprio non ci sono problemi. No, cioè, nel senso, sì, non è la San Carlo. Come terreno... Quello che secondo te è il terreno è più appetibile. E potremmo partire con un tot di semente da conferire. Io sono convinto che qualcun altro si aggiunga, qualcun altro cioè quello non è un problema, ci sono le classiche proprio ovunque. Ok, in questo caso non so se magari mi darà, cioè a mio parere sapere più o meno che tipologia di terreno abbiamo vicino al tuo piano e così correre indietro alla patata che può andare meglio su quel terreno, meno trattamenti, meno qua, meno là, meno malattie, meno... Sì, mi pare la contadina poi. Soprattutto una patata che si possa coltivare anche a 1200-1300 metri, perché quella che coltiva ha la metà delle malattie che prende una che è coltivata a 1700 metri. Infatti la sperimentazione l'hanno fatto partendo dal vanno dietro la pergola viva, cioè con quello della pergola viva, per poi salire in allungata, poi salire a carlina, a forno, a carlina, poi arrivare su fino a sopra il terrone, per pettone, pure variati, quelle che sono coltivate là, arriva neanche la dorifora. La dorifora, che è quella la resa. Dorifora. Scusate, io ho un parassito della patata, la dorifora. E quello che arriva la mangia, quello già lo vedete voi. Che
Lei faceva uccidere mia madre, io l'avevo voluto, mi ricordo, in una parassina, la patata con questa infarverba. La togliamo, togliamo. Allora, le regole, tornando alla semente, allora noi ci prendiamo il compito di capire come per la semente migliore, insomma. Patate asciutte. Poi noi abbiamo preso tutta la viola, ma tanto la Francia non fa niente, con lei ha qualcosa, ma non sfuma. Qual è la qualità che potrebbe avvicinarsi? Diciamo, perché parliamo un po' di... Facciamo anche pubblicità. Qualcosa che assomiglia a San Carlo, secondo me. Ok. Ci parlava l'altro giorno, l'altra volta, di quelle 4-5 regole da seguire, giusto perché quelle persone che vogliono tentare sappiano già a cosa vanno incontro. Dunque, che insetticidi si usa? Allora, il colore è molto distretto, queste dico per tentare in modo personale. Ci sono dei prodotti apposta da utilizzare, poi ci sono i prodotti, cioè come ci sono i prodotti, ci sono i biologici, sono semplicemente estratti di piante, per esempio, che non derivano da istruzione chimica, appunto. Comunque i prodotti ci sono. Il disciplinare, allora io ho guardato un po' i disciplinari che ci sono, però visto che l'idea era farla qui, San Carlo, disciplinare, si stende insieme a loro, perché sono loro la cortina, voglio dire, non è che dobbiamo dare dei vincoli, dobbiamo cercare con l'assistenza tecnica di magari migliorare la loro produzione, senza esagerare. Se si è sempre coltivato in un modo, secondo me è giusto continuare a coltivare in quel modo, magari sistemando qualcosa. Quattro consigli, Zerla, su questo che penso. No, attenzione al fatto che da capo di quello che è capitato anche a me, ma poi siamo andati con un punto su al consorzio tra l'Altaione e che mi sto a Parisco. Sì. E lì la gente non accettava perché diceva che era il tecnico. Sì, diceva, ma no, noi la coltivavamo e la seminavamo così e la tiravamo fuori dal terreno così, venerdì santo, venerdì santo. Vedendo che si è sposta a Pasqua, se non si è stata a lei, cioè i piatti che diciamo che alle lotte, tutti i venerdì santi. E quali erano questi consigli che davano la gente che gli è sempre coltivata? La gente praticamente poi dopo alcuni hanno sperimentato, hanno fatto di loro testa, noi li abbiamo messo insieme, come le fate sapore. Ma... però cosa non bisogna usare, per esempio? Sono, cioè, disabate. Allora, certo. No diserbante, no acqua, giusto? No acqua. No, hai mangiato. Cosa? Quello. No, bisogna dare. Bisogna vedere, no, che se sì. Il terreno al sole, bisogna dare. Io l'ho tolto così, non già vai. No, non sto dicendo, se sei un po' al sole, se sei al sole e ti viene una settimana a caldo, il tuo pianta al fiore, la devi bagnare, perché in quel momento che lei sta facendo la patata sotto. Almeno io non sono... No, beh... Sì, poi a noi abbiamo... Sì, bisogna bagnarla con il fiore, poi dopo una volta non ti marcisce. Però i livelli secondo me sono due di ragionamento. Cioè, un livello è quelle azioni che vanno proprio fatte o non vanno fatte, perché sennò non ritiriamo la patata, esatto. Brutalmente. Se è una patata bio, alcune cose non si possono usare, anche se si usavano una volta. Nel senso che poi noi dovremmo forzatamente fare delle analisi. Poi la coscienza sta a quello che adesso non si può sbagliare o no. Ecco, cioè, quindi una parte di cose proprio non si possono fare, se, no, se nelle analisi salta fuori che è stato usato un prodotto che non è consentito in agricoltura biologica, noi non possiamo venderla, anzi rischiamo di perdere la certificazione. Quindi questo, cioè, alcune cose vi diremo che proprio non si possono fare. Se ci fosse la scaglia. Ecco, perfetto. Allora, la scaglia la fa. C'è tanto acqua,
quindi una roba di hierarchia. Altre cose sono cercare di produrre nel modo migliore possibile. Dopo, vabbè, non siamo ancora arrivati al dato commerciale, però noi dovremo rigirare al produttore i ragionamenti che fanno con noi. Cioè, noi potremo vendere a un euro, tra un euro e un euro e venti, una patata di una certa calibratura e meno il patatino. È chiaro che noi vi diremo, se ci portate una patata di queste dimensioni, ovviamente geologica, ve la paghiamo 0,75, 0,70, 0,80, insomma, a fare due conti. E se sono patatini, non possiamo mica immaginare che la paghiamo con questa, cioè così tanto, se no... Cioè diventa... No, l'ho detto prima, no. Perché qualcuno si sono comportati tutti uguali. Recupero il vostro ragionamento. Sempre così facciamo, sì. Però c'è il tempo, cioè, il ragionamento è fatto salvo che una cosa non si può usare. Se poi uno dice, a me sono sempre uscite bene perché nel mio terreno reagisce bene a mettergli l'acqua, a non metterli, a incolmarli a destra, a nord, a sud, a est, dopo quelle sì sono cose che si ragiona anche assieme. E quelle possiamo modificarle in continuazione. Non possiamo modificare il tipo di prodotto da mettere su perché quello rende la patata per noi invendibile. Se deve essere bio e non è bio, non ve la acquistiamo perché sennò ci rischiamo di perdere il marchio. Io qui da noi considererei veramente una patata asciutta. Perché anche non so, a Carlo Manti, penso che anche lei e hanno la possibilità e vogliono sperimentare il pane in patata. Se sperimentano il pane in patata, non puoi farlo né con la cialla, e la cialla si sa da un aiolo che è asciutta, ma anche gli occhi a volte, se devi buttare tanta farina, allora è la farina che predomina sul sapore della patata. Bisogna avere una patata asciutta. Asciutta sono perché vabbè, lo sappiamo bene, la imola, e poi con la cialla, ma non la rossa, perché la rossa ha più tanto. Ma solo acqua, più di mezza farina, più di tanto. Certo, va bene, se ne è in effetti, e comunque dopo tutti volevano sapere qualcosa, si dicevano loro. Allora, se questi qua sposano in teoria è una cosa, io da quando ti devo dire quante semente la funzione di semente? Allora, se questo è un piccolo la sposa, anche quanto ti devo dire la metratura e la semente, chi la quantità di semente da... Il primo posto, cioè facciamo entro fine gennaio. Ah, dunque... Sì, allora, sarebbe meglio molto prima. Ecco, se stiamo parlando di 150 kg di semente, è un discorso. Se iniziamo a parlare di 1000, magari alla fine di dicembre deve saperlo. Io credo che... vabbè, qualcuno per me si aggiunge, senz'altro, come tentativo e come sforzo, certo non tante metrature in più, vabbè, però d'altra parte, se noi possiamo garantirla a loro tre, la garantiamo a loro tre, basta, cioè, e ovviamente partiamo con questa sperimentazione che insieme alla semente noi daremo anche quelle 4-5 regole da osservare, quelle... Allora, ti dico come stava dicendo Marco, io la vedrei così, però possiamo ragionare. Fatto salvo che alcune cose non si toccano, se no non è più biologica. L'altra cosa... Ma forse... E quello bisogna proprio dire... Quello bisogna specificare. No, ma allora, disciplinare, mentale, ho guardato un po'. Però quello che serve anche da capire è... Se esistono, non so, delle pratiche che si facevano sempre, la luna, tante che non siano proprio malvagie nella patata, usiamo ancora, voglio dire, non è che devo tagliare via assolutamente. Boh, se parli con me, non ne so niente, per cui se mi dà patate, la patata, la patata, per cui non so niente da fare. Perché secondo me il ragionamento è che cioè, la contrapposizione è perché il tecnico arriva da fuori, ha studiato, ma non ha mai coltivato.
Noi abbiamo sempre coltivato, quindi l'ascolto, ma faccio quello che voglio io. Quindi il meccanismo che ci piace parlare era dire, vabbè. È così tutti i mestieri. Certo, ma allora ci piacerebbe dire, visto che nessuno nasce imparato, però beh, Marco fa questo di lavoro, ci si siede e si dice, allora, quali sono le cose che sono state fatte nel tempo che potremmo inserire nel disciplinare? Più è condiviso questo disciplinare e più uno lo rispetta. Cioè, se arriva quello da fuori di dare regole, tutti noi apprendiamo la regola e cerchiamo di trovare il modo di svincolarla. Se le regole le scriviamo assieme, dopo più o meno te che cure penso. Perché se si può fermare un gruppo, bisogna formare anche non l'amicizia, che però se più ci si frequenta, più si collabora, più si lavora meglio. Praticamente mettersi d'accordo quando si seminare, quando va, quando va. Ma quindi, cioè, poi un'altra cosa, voi siete fatti, però quindi ci siamo presi. Dato che questa è una battaglia invernale, la raccolta a settembre, 5 settembre, al massimo, non mi interessa delle primette che cominciate a mangiare da luglio agosto, così date più alto alla persona che coltiva di cominciare. Non lo so, questo più si allarga, luglio agosto, non è andata una patata. Brava. È un bel suggerimento. Sì, sì, riesce. Si può fare. Dunque si potrebbe fare che sono 20% di questo tipo per resto. L'importante è quando poco che si fa in primi mesi di gruppo separato, di non è a rischiare. Ecco, fare proprio una divisione. Recuperando l'idea della signora Carla anche lì, perché poi se si lavora assieme nei mesi si diventa anche amici. Cioè io il prossimo incontro lo farei ancora più pratico, nel senso che ci si siede e si dice scriviamo sulle regole assieme, cioè in modo tale che qualche gara di cominciare ma fa prima la stessa roba. Sì, quello sarà 600 metri il tuo, forse 600-500 metri. Quello che non mi guarda del rito, sul terreno dove tu nati ci saranno delle vendite leggermente diverse, però ci sono invece si tratta di stabilire le regole fondamentali. Stavamo dicendo delle ipotetiche regole, dunque ti impegni tu a buttare giù quei quattro principi? Ah, sì, no, ma allora quello è già fatto, c'è da capire, anche se lo vuoi, non so, c'è qualche pratica che riguarda, qualche cosa di particolare che si fa sulla patata, non so se si aspetta la luna, devi passarci su con canna, c'è il feticcio da fare con la bambola. No, questo è quello che intende lui. Se fai incantare mia mamma che quando ogni fuori stabilmente coglia il pesce, la mia sorte di si sieda e addirittura sei qua non si mette a vedere la salata di patate del cammino, perché anche la bambina è la pesca. Ah, di notte? Di notte. Sì, ma poi già l'ho completato la cosa. Individuale. La spada la sorte. Ma allora è anche mia nonna. Ma mia nonna, Maria, attenzione. Particolari accorgimenti, perché queste cose per i primi ecco, questo è un bel suggerimento. Altre cose che potresti, qualche segreto, perché la sua sulla patata e non solo la coltivazione, non solo lei è anche molto brava e ha la passione. Noi avevamo fatto patate, fasoli, terza, grave, perché avevamo trovato da padre Gregorio, avevamo trovato che lui nel passato la figlia aveva gustato le rape, aveva gustato. Sì, c'è su un, me l'ha fatto vedere anche in Versini, allora si chiama, come si chiama questo libro storico? No, ma il libro su cui è stato scritto questa roba qua, c'è un libro
del 6 o 700 perché ci sono questa è caduta per me da madre e poi ma se non aveva questo titolo sì. A me non ha venuto un attimo la prima di natazione ho capito va bene la 1670 allora altri particolari suggerimenti? Non c'è niente di speciale, sempre il signore ce l'ha a 600 metri, può cominciare a farlo anche ai primi di aprile, perché a fine del giro quarantine se è, sole, se è un posto al sole. Sì, è al sole quel posto lì. Tanto per dire. Ma di solito invece di tu quanti ne ha giù? Andavamo giù o il 25 aprile o il primo maggio. Era uno dei due. Tu a sono un po' tardi adesso il 25 aprile. Sì. Perché si è alzato un po' la temperatura. Anche perché là c'è già la foglia di quel tempo lì. Poi il naso. Non so, beh, una volta l'anno è così tanto. Io sono cambiato un po' le cose negli anni, perché anche io mi sono basata tanto su quello che faceva mia mamma. Però sono cambiate le cose. Ho visto sì, che non è proprio. Era sì, molto sì, giusto, sì, ma bisognava. Non si è spiegato di più, no? Ecco, noi avevamo anche un giro d'acqua in tutti i campi. Cioè, però di no, no. Il tensiometro con praticamente certo ogni volta che dovevano crescere poi votarlo questo lo voleva per quei campi che stavano facendo sperimentazione degli altri no? Non si poteva neanche calcolare diciamo la comunque si deve guardare non tanto tanto allora cosa fai metà no basta per il però che più che ho pesato, posso sempre scriverlo. Pesarsi, sì, e ce lo scordiamo di mente, la parola lo faccio meglio, poi magari ci si siede. L'idea della signora di fare una produzione scalare, cioè avere la portata in più peso di vent'anni, si può sfruttare i terreni in vari posizioni, che prima erano già e poi avranno fare del più tanto almeno, poi si rattentati quello che sta magari più in alto, meno al sole. Però se si lavora per il cliente è molto incerto, questo è molto importante. Ecco, altro suggerimento, dice a Franzoni anche per interessa, che la patata non va messa nello stesso terreno per due anni di seguito. Sì, però conviene la mettere. Beh, cioè, ovviamente. Allora, di solito ti dico ogni tre anni, puoi scendere a due, e comunque c'è patata, fagiolo e un cereale in genere. Cioè, noi non abbiamo problemi a ritirare neanche gli altri prodotti, cioè non è che non fa solo molto il farro, sì, che poi nella anale si diventa tutto il farro legnale e poi la vena e altre cose da comunità montana. Vabbè, ovviamente se partiamo con la patata quest'anno ci dedichiamo a quello perché... No, allora bisogna considerare che se hanno 1000 metri quadri e quest'anno mettono la patata, l'anno prossimo non possono mettere in 2000 metri quadri ancora la patata. Dovremmo riconvertirla in un'altra cosa, in un'altra produzione. Quindi sarebbe meglio secondo me fare le taglie a mano. Forma tu. Cioè cominciare subito a fare un'altra coltivazione e poi invertire. Ma è sufficiente un anno, cioè un anno patate e l'anno dopo con la patate o più anni bisogna sempre cambiare? Allora i due anni puoi farlo, siamo per farlo. Cioè uno è uno. Sì, no? Uno è con la patata. Sono buoni. Un'emergenza al piatto. Potresti gentilmente farmi sapere se avete qua un altro paio di piatti di gente anziani da seguire. Scusate, che abbiamo anche due con la roba, siamo usciti, si è chiusa la porta, le chiavi sono dentro. Quindi abbiamo detto. Ma io già devi capire l'altro che non ho capito. Cioè, mettiamo che questo sia il mio problema. Se qua io metto patate il primo anno e qui ci metto farro, l'anno dopo posso mettere patate qui e farro qui. E l'anno dopo patate qui e farro qui. Posso... Allora, è il modo migliore per evitare problemi. Comunque lui ti diceva adesso che hanno fatto la sperimentazione su due anni di fila e si riusciva. Ah, buono.
Però
che va a mettere un parassita sulla foglia e sul tubero. Cerchiamo che non frega. Quindi adesso. La paracomanda non è anche una roba che è biologica, perché dopo, se vai a sentire il Val di Cresta o chiunque su questa cosa qui, poi i trentini sono micidiali. Cioè, se il prodotto non è come quello che si è deciso che è, non si ritira. Cioè, su questo proprio più brutale di così non riesco a essere, perché sennò dopo, fra tre mesi, fra nove mesi siamo qua a discutere. Cioè, sulla questione biologica è una condizione sine qua non, ma mi è per far dire l'asilo. Ma perché l'unico speranza che intravedo per avere un'economia montana, agricola, è andare a beccare mercati di nicchia. Cioè, se no, lo facciamo per noi e a me è a me. Cioè, però, anche io coltivati la tua patata nell'orto e mangiavo te e venderla a 6 o 7 persone, il conto è sperare di viverci. E sappiamo che a questi tre qua non possiamo dirgli ci vedete l'anno prossimo, ma se il meccanismo parte, fra 10 anni la speranza che qualcuno viva di questo in valle c'è, cioè, però possiamo farlo solo se stiamo in un mercato che ci paga, ci può pagare la patata 1,20 euro. Io non posso andare in concorrenza con la pianura padana con la patata 1,20 euro, mi viene a convivere. Qui, cioè, io posso vendere, Val di Cresta vende la patata a 1,20 euro perché è una patata di montagna, di nicchia, che ha creato un suo mercato. E su questa roba mi raccomando, perché se no poi litighiamo. Cioè, se non ci sono queste condizioni non c'è neanche il mercato, perché il mercato che abbiamo a disposizione noi è di questo tipo. Questo. Quindi, non... Ma voglio dire, su questi liti qua, da profano, su 1.000 metri quadri, quanto può rendere a questo punto? Perché sembra che su 1.000 metri quadri metto 1.000 quintali di patate, quanti? Su 1.000 metri quadri metto. Quanti quintali? 17-18. Vabbè, era un'altra. Note che devo aumentare 17, 1.17. Che è sopra del... e ha fatto lì Giro 3, ecco, ma ne ha trovato molto Giro 5, dopo il vantaggio che io no. Non era neanche il vergine, poi anche il letame. Io voglio raccontare. C'è il letame, anche le quantità. La soddisfazione che ti dà. Perché loro hanno dato a me, ma è dato al museo, ho dato io perché ho dato la patata, e ti do anche lo vero, con la provincia di Brescia che ci ha conferito questo. In una serata lo prevedo coltivatori, c'erano perché anche coltivatori poi dopo c'erano anche quelli delle api, c'erano quelli che facevano la birra, che è un po' di più, però il museo ha tutto questo riconoscimento. Fino a fine, mando. È stato riconosciuto con una data che secondo anno è già andato di più. Cioè è anche una soddisfazione. Un metro quadro, 13 kg e 6 metri. No, allora, perché il rapporto tra la semente che metti e quello che dovresti raccogliere, di solito è 1 a 15. E in un metro quadro quanto non ti assegno? Quanto è spesso qui le spinte parlare? In quanto sono pianti in un metro se ne vai un po', però non viene neanche fare troppo vicine, perché quando vedi sarà compito dell'agronomo dare le misure interfila e sulla fila. Come un agronomo per la loro tutt'Italia. Quanti
attività, insomma. 17-18, no? 1000 metri quadri, quindi... Sì, no, allora, 17-18 sono le più rose aspettative. Sì, sono quasi 53 metri. Ma se fossero, se fossero 15, 1000 metri quadri mi dà 1500 kg, a 0,70 sono 1000 euro. Se va una primavera come quest'anno, non arrivi a... Ma beh, se va una primavera come quest'anno, non c'è niente problema adesso. Perché hai bevuto tu? Allora, c'è la fioritura principale, specie da frutta, e lì abbiamo fatto danno. Poi la pioggia, nel periodo subito dopo, poi il secco, poi la pioggia ancora. No, no, quest'anno 20% è perso. Se tu coltivi 1000 metri qua, anche il giorno di oggi. Se coincidi nel momento per sentire l'asciutto che ci sono fiori, e la patata non fa. Certo, però il signore diceva con 1000 metri qua, di fatto molto di caldo. Non è detto. Poi se sei giù al caldo, adesso ti predisponi dalle cisterne. O del mugadoro, che i contadini qua non lo so. Tu fai sempre il caldo su tutto il terreno, tutta acqua. Ma alcuni usavano da il sale, però il sale si grana, poi fa la pianta a morire. La strega. La strega, invece doveva stare, almeno la zona, c'è il posto di lavorare, cioè la famiglia che va a sale per la pianta così. Prima per me il sale, dopo il pianettino, due, tre, che si ghinera, come andrebbe a quanto costa le patate che non occorre. Ma il sale che cosa? Il sale scalda il terreno e aiuta a... Allora, allora è giusto parlare. Ma il sale normale? Sale. Perché quando è in casa, anche quando è in casa, un po' di anno fa, un po' di anno fa, ho cercato un consorzio e ho specificato sale e patate. Però loro mi hanno dato una sostanza, che adesso non la so. Per quello che non è la sale da cucina o sale del ghiaccio, sale per la patate. Ma è sale perché è specifico delle patate. Quando non ci sta con forza ci fa il sale reale. Non è sale del ghiaccio, tanto per capire che c'è sale da cucina. È 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 cucina. Allora, si si può d'accordo, sia per gli interessati, magari se fate anche un po' di passaparola va benissimo, che anche per gli curiosi, siete tutti ben accetti, molto volentieri. Noi fisseremo l'incontro all'inizio di gennaio, in modo che lì decidiamo 100-150 quello che vi serve, quello che serve. E se qualcuno si aggiunge, magari un'accortezza di farcelo sapere. Noi faremo un avviso pubblico adesso, che comunque noi partiamo. E chi si vuole aggiungere a questo può farlo. E noi avremmo pensato di trovarci 9 gennaio. No, tu non hai problemi. 9 gennaio, sapete già che è diretta questa riunione, comunque noi ve lo ricorderemo senz'altro, e se qualcuno pensa di passare l'informazione a qualcuno che potrebbe essere interessato anche con i 50 e 100 metri, butto lì una cifra, di metri quadri di terreno, lo può fare benissimo. E ovviamente noi quella sera raccogliamo i chili di semente che dobbiamo seminare, questo è poco, ma sicuro d'altra parte, dobbiamo darci dei tempi e bisogna essere concreti e operativi. Sì. Si è già scelto quindi la patata che è la più classica, quella gialla, quella rossa. No, niente per quella bianca. Bianca, cioè quella classica che si trova. Io la trovo tutta la volta. Esatto, questo è dall'otto la mia conoscenza, quindi va bene. Dici che non è un prodotto di nicchia così, cioè... Anche ma magari non è la coltivata, ossimo... No, però con durante montagna non è un discorso, ma com'è il tubero, com'è la qualità... Che può andare bene anche per noi. È una pianta che soffre l'umidità, quello che è una pianta. Dunque va bene qua. È una pianta che soffre l'umidità, serve un terreno drenato. Perché se no, allora, basta, prima di avere il filo, lo fiato, lo
non speriamo da quello che so, non so da dire, spero che lo sappiate. Io la mia ignoranza, sono qualche anno che lavoro la patata, però vuole un terreno drenato perché soffrono di ristagno in università. Se il tuo vedere fino a quando la tua patata è vera, ci si messo a un bel po' di far sapere che lei bucio la pianta, ma no, allora la saccoccia nuova sarà la prima nostra. Tu lo dici, per consiglio, per criticare la scelta del tipo di vista. Io sto dicendo che la qualità della patata Kennebec ha questi vantaggi, questi... Però dagli studi geologici che abbiamo sul nostro territorio è tutto terreno drenante il nostro. Perché carni? E vederli tutto, no, la corna. È la corna. Anche carni della corna. E basti magari anche carni barbaci. Carni, tanto che è sempre venduto le patate, carni da spunto per lo scorso. Perché già nessuno torna già meno geologico. Dopo va bene con l'interbassa di Borei e tutto Gerus. Però se è un terreno di terra, la Kennebec. No, non può essere terreno come hanno giù in bassa padano. Deve essere un terreno misto a Beisas. Perché uno è terreno. Ha detto che l'acqua è una cosa che non può fare, ma adesso dopo non c'è la domanda di bene, se non vi sono altre domande...
parecchi curiosi per lo zafferano, per cui volevo anche fare quello. Sì, che volevo provare il mercato di Osimo, la produzione di zafferano che stanno facendo a Dorito, Malonno, Edolo, Fico, che hanno fatto dei tutti sperimentali. Giusto per sapere, lui fa l'università della montagna. Edolo. L'università di Milano. Poi e hai chiesto la tesi? Sto facendo tirocinio sulle patologie dello zafferano, malattie nel periodo del campo, nel periodo che viene tenuto. Ho provato a raccogliere se può lasciare il campo 4 anni o raccogliere ogni 2 o ogni anno, dipende dal terreno. E vorrei portare la tesi novembre ottobre sull'esperienza. Quindi vorrei iniziare un campo sperimentale prossimo, che nel caso vada bene, portare l'esperienza agli altri. Io ci provo a fare 25 quadri di zafferano. Il costo c'è, perché 17 euro al chilo costa e un chilo quanti sono? Quanto superficie fai? Fai 20. Fai. Cioè gli altri esperimenti. Se non ricordo, perché ce ne ho numeri da tutte le parti, sto facendo i sollievi, un metro quadro fai 25 bulbi, che saranno come chilo, mezzo chilo neanche, 300 grammi, una roba piccola. Non bisogna fare anche le malattie, perché anche quando ce ne sono le malattie, ho visto che l'idolo, ci sono dei tubi che a volte ti portano il crocco su zafferano a terra e quello non ti fa fiori. Calcolando che un bulbo ti fa 3 fiori e ogni fiore c'è 3 stigmi, esempio lo zafferano fa essiccare. Cioè, il primo anno si perde, il secondo pareggi, se ti va bene il terzo, il quarto, non è doppio. Perché lasciandoli un bulbo ti fa 2, un bulbo ti fa 3. Qua si capisce perché costa così caro. Non giù di mai in Tibet, che sa che sono lì. Ma richiede molto lavoro? No, ancora meno della patata, richiede meno acqua. C'è le stampaglie, le bacce, tutto quello da lì? Quello. E il problema è quello. È la raccolta. È un periodo che è un mese e mezzo, che tutti i giorni vengono sul campo. Per raccogliere i fiori. Perché come vengono, non puoi lasciarli di portarla. Ma la stampaglia è sboccia? Non raccolti, non so, però non so, c'è un periodo che è successo, c'era un periodo che anche una volta al giorno, anche la sera, passate le 5 del pomeriggio andavano a raccogliere i fiori. E la raccolta è da fine agosto a fine novembre, ho finito la raccolta. E poi quando si incomincia? E per l'agricoltura, si inizia... Come terreno sto facendo... Adesso sto facendo l'università di analisi per un terreno, però comunque calcare come quello qua di Ossimo. La timetria è quella, l'esposizione è quella, anzi Malonno è ancora più a lungo, è molto più pietroso. Si dovrebbe fare, guardando i dati, poi ce la provare. Ma quando è che cominci tu? Così cominciamo da noi? Comincio io, sarebbe da fare in questo periodo. Sarebbe da fare in questo periodo? Cambiamo tutto il periodo, poi luglio, agosto. Iniziare adesso e quando è che sei lì? Luglio. Sei in Milano? Luglio perché erano ottobre e novembre. Ma c'è già uno sbocco del prodotto, anche solo per riuscire a uscire da qua. Ah, un esempio vengono alle pizzerie del paese che stanno proponendo una pizza da zafferano. Però l'hanno proposto quest'anno perché loro il primo anno lo fanno. L'ho vinto già al secondo, però aveva avuto un calo quest'anno. Fatemi vedere il motivo. Se il bulbo è perché aveva le qualità dove l'hanno preso, qui ti ha fatto bene, e adesso si è adattato adesso, o hanno sbagliato con Cimare perché hanno provato anche con Cimare ci sono. Secondo la professoressa dell'università non avrebbe con Cimare, visto che fa poco parte verde, però loro hanno provato, gli è calato di 2/3. Ma finita la fioritura del bulbo lo togli e lo risemini dopo, lo lasci loro adesso ci sono dei campi che l'hanno lasciato e gli ha fatto ancora bene e ci sono dei campi che lo tolgono tutti gli anni e lo rimettono.
però sto lavorando quel fattore lì dove lo metti nel periodo in cui lo togli, perché facilmente si ammala, come il gladiolo, la patata, quelle malattie in quel periodo lì, dipende dalla conservazione che gli fai. Si ammala fuori dal terreno, mentre nel terreno rimane più sano. Rimane più sano, però qualcosa può avere. Ma il giro niente, non gli fa niente. Il giro sta guardando che c'è il piatto sopra a Pico, però non hanno toccato in punizione. C'è stata nel solo giorno, però. Come freddo non l'hanno avuto. Il sedio infernale, come cultura, non subisce. Ma di solito c'è la dire subito non è. Però l'unico sbalzo è solo così. L'unico sbalzo è un po'. Perché la tiene con. Sì, no, la proprio su un po' così, la protezione. Da prima dopo. Se c'è la mia, il terreno lo speriamo che niente tanto lo spagna. Intanto le gelate che si finiscono il giro prima. Se li parti, diventano adesso, perché non più pensano che li cambiamo, se lo facciamo. Davanti. Invece non è perché... Ma di tutto il resto di cuore sarà la vista. Calcolando che perdo l'80% del peso classificazionale. Quindi. Ma per l'assicurazione ci vuole qualcosa di particolare? Stiamo facendo uno studio anche su quello, perché il primo anno un'esperienza anche là. C'è chi prova delle stufe applicando il fornetto sopra a 60 gradi, mi sembra. Battendo su 60 gradi, 3-4 minuti, poi tolto. L'Abruzzo è stato vicino al fuoco, c'era la race a parte, c'era un po' di sono molto più avanti, usano anche i macchinari da qua. Comunque quello di Madonna l'abbiamo sperimentato, abbiamo fatto una cena di tutti i produttori di Armonica Bio che hanno portato i loro prodotti. Con la Silvia. E la Silvia, le due Silvia. Le due Silvia. E ha portato lo zafferano e il cuoco si è sbizzarrito a fare un sacco di prove, poi è andato anche a Salvetti quello del pane, ha fatto anche il pane allo zafferano che è molto particolare. Non le quantità, e... quello non c'è sì, sì. Per partire. Sì, sì, perché era soltanto una prova, una sperimentazione. Però ecco, ci sono molte. Era buono. Sì, sì, è un gusto molto, molto forte, lo senti molto. Ma che si assomiglia? Il gusto, oddio, lo zafferano è... Ad esempio, quando fai il risotto con lo zafferano è quel profumo lì inconfondibile, insomma. No, la qualità c'è. No, la qualità c'è. Io si prendo questa macchina. È molto conservato, è molto intenso, però il gusto da la roba è calorie. Ha fatto il test l'anno scorso, la qualità è maggiore, la produzione è fatto quadro. Passa. Quanto si conserva ottimo? Non saprei spiegare, non so. Quanto tempo si conserva? Ma il burro, quanti anni dura? 4 anni, si produce 4 anni. Poi è meglio cambiarlo, perché non puoi continuare a diventare quello, perché si porta di nuovo. Si esaurisce. Ma poi nasce là? La scena? No, dal burro. Ascende la cipra dal burro. Per il burro l'hanno trovato il secondo anno dopo l'anno e tu fai partire di 4 anni da lì per lì. E poi infatti ci sono esuberanze. La stessa cosa. Ci sono esuberanze di burro, fa la stessa cosa. Infatti il rientro molte vite è quello. Sì. Li fanno dal fuori un po' i burri. Cioè, perché dal tuo chilo che acquisti inizialmente, alla fine della stagione ne hai di più, perché tu sei quello, cioè, sì, se tu hai lo stesso campo, il chilo lo puoi vendere, se non lo raccogli. Se invece lo metti già a un'altra distanza di 20 cm, lo lasci lì,
due anni di fila, tre anni di fila. E li separi? No, no. No. Sì, se fai il santuario di anno, sì. Sì,
Cambio vestito un secondo solo, però devo fare la soletta pubblicitaria. A Malignano che riorganizziamo un convegno, uno spettacolo sull'economia, si chiama Pop Economy. Viene un attore bravino, se mi è mai capitato di vedere, cioè l'attore è bravo, se mi è mai capitato di vedere Paolini, per capirci, Marco Paolini, quello che ha fatto Vaillant. L'attore recita con quella logica lì e lui da solo si è creato tutto un lavoro di studi dietro e ha fatto questo spettacolo sulla crisi economica. Dura un'oretta, quindi avesse anche tirato fuori la sera, andate a dormire presto, però merita, cioè, se avete tempo e voglia e fate giù un volo, vi lascio anche i volantini che è interessante. Fine della sera. C'era anche la presentazione di un libro. Sì, martedì invece c'è un libro che forse lo conoscete, Gino Baffetti. Sì, qua è conosciuto, perché è stato presentato da parecchio tempo. Ha questa passione per la battitura del ferro e presenta il suo libro. Fa anche delle opere d'arte. Sì, no, ma sì. Lunedì questa, martedì 5. Se volete scendere verso Marina. Abbiamo un nulla questa. Bene, andiamo. Arrivederci, grazie, ciao.